Perdonatemi se questo video risulterà un pochino sconfusionato, però sono le 7:30 del mattino e devo immediatamente correre a prendere un volo, quindi sto cercando di parlare più in fretta, cercando di riordinare le idee. Non ho scritto il testo di questo video, quindi probabilmente sarà un po' così. Prendetelo per quello che avviene. Sta registrando, fai una cosa figa. Aspetta, guarda, guardati questa inquadratura. Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. L'argomento di oggi purtroppo è un po' spiacevole. Infatti è notizia di questi giorni, io adesso non so quando uscirà questo video, ma lo sto registrando oggi, 15 marzo 2018, e quindi è una notizia soltanto di ieri, secondo cui pare che il guru della dieta macrobiotica, il dottor, di fatto è il signor Pianesi, tramite tutta la sua organizzazione di associazioni e di franchising e, diciamo così, anche punti vendita, che è forse più che di punti vendita, in realtà si sta parlando addirittura di sette, di vere e proprie sette. È stato infatti citato a giudizio in quanto avrebbe questo signore condannato alla fame più di una persona, una in particolare dalla quale poi è partito il processo, infatti era arrivata a pesare 35 kg. Uno stato ovviamente di grave malnutrizione che è culminato poi in una accusa, ovviamente, e in una denuncia. Tramite la dieta impostata infatti dal cosiddetto maestro Mario Pianesi, la cosiddetta dieta Mario Pianese, non ha neanche fantasia sto signore. Comunque, tramite questa sua dieta, infatti, era arrivata a pesare 35 kg, con delle diete via via sempre più restringenti. Inoltre, il cosiddetto maestro chiedeva ai propri adepti di abbandonare la propria vita e unirsi a lui nella collaborazione, diciamo, nella gestione dei vari punti vendita. Io li chiamo punti vendita, non sono proprio punti vendita, sono delle vere e proprie luoghi di culto, ok? In questo sorta di movimento, in questa sorta di setta. Secondo il fantomatico maestro, inoltre, questa dieta doveva essere veramente miracolosa, in quanto era in grado di curare quasi tutti i tipi di malattie. Ovviamente, come sempre, in questo grande calderone vengono incluse tutte le malattie più importanti, tra cui appunto le malattie oncologiche. Sempre in considerazione di quanto diceva Mario Pianesi, pare che tutti i medici tradizionali fossero assassini. Ci tengo a precisare che non mi sto inventando niente, sono tutte cose che trovate in qualunque articolo di giornale. Ma facciamo un attimino di ordine. Che cosa consiste questa dieta macrobiotica? Consiste in una filosofia di approccio all'alimentazione derivata in realtà dall'Oriente, derivata dal principio dello yin e dello yang. Secondo questa dieta, infatti, esistono dei cibi yin e dei cibi yang. In una dieta in teoria equilibrata, questi cibi si dovrebbero appunto equilibrare in maniera perfetta yin e yang per avere l'equilibrio del corpo. Ovviamente tutto questo senza considerare tutto il resto di quanto riguarda i macronutrienti, le micronutrienti, piuttosto che le calorie, eccetera. Niente di tutto questo viene calcolato. Molto bene, avanti così, continuiamo con queste filosofie, mi raccomando. Nella dieta macrobiotica si dà molta importanza ad alcuni alimenti, come cereali e legumi in primis, si dà invece meno importanza ad altri alimenti, quali per esempio ovviamente le carni rosse che vengono sempre discriminate, però allo stesso tempo vengono discriminate anche l'olio oppure i carboidrati semplici. Carboidrati dovrebbero essere assunti quindi sotto forma di carboidrati complessi, come il grano, insomma, intendiamo la pasta integrale, il pane integrale e così via. Il punto focale della questione è che si tratta di una dieta ortoressica, cioè una dieta con una necessità di un approccio molto stretto, di un impegno molto importante nei confronti di molto rigido, ecco, se così lo vogliamo intendere, ma non rigido in termini di macronutrienti e calorie, in realtà molto rigido nei confronti della scelta dell'alimento. Si dovevano scegliere soltanto certi tipi di alimenti, molto selezionati, molto precisi, e tutto dando priorità agli alimenti biologici. Dimenticavo di dire che tra gli alimenti che vengono esclusi ci sono anche tutti i latticini, tutti i derivati dal latte, i formaggi e così via. Detta così sembrerebbe una dieta quasi equilibrata, però non è così, perché ci si ritrovava spesso con una carenza di diversi micronutrienti, tra cui la vitamina B12, la vitamina D, ma anche calcio, ferro e lo zinco. Fatto sta che questa dieta, dopo il boom iniziale, come tutte le mode, poi ha dato i suoi frutti, cioè si è dimostrata per quello che è di questo protocollo terapeutico, vedendo un calo nell'adesione di questa sorta di filosofia di dieta e dimostrandosi poi, come dicevo, per quello che è, cioè una dieta purista, niente di più. Una dieta estrema, una dieta che prevede in realtà un'adesione ad una filosofia, quindi non basata su normali principi di biochimica, ma più su una, appunto, su un pensiero filosofico. Ho voluto inoltre andare a vedere chi è questo Mario Pianesi. Beh, di fatto, qua in Italia ha la terza media, ha il diploma di terza media.
La situazione però è piuttosto grave, in quanto sta risultando, dopo la denuncia di questa prima persona, che sono tanti gli adepti che poi sono stati costretti alla fame. C'è stato un condizionamento psicologico da parte di questo Mario Pianesi che ovviamente, sfruttando le debolezze di queste persone, è riuscito a legarli a sé in maniera indissolubile. L'unico titolo di studio che ha questo signore qua in Italia è la terza media. Perché ribadisco qua in Italia? Perché è andato a studiare in Oriente, è andato a studiare i principi dello yin e dello yang, dalla quale poi è nata la sua idea di dieta macrobiotica, ed è stato insignito di due lauree honoris causa, di cui una laurea honoris causa come dottore di medicina per aver risolto alcuni problemi. Questo è quello che sono riuscito a leggere, quindi di fatto non ho capito in realtà quali siano questi problemi. Ovviamente non ci sono studi scientifici dietro, non c'è un database, non c'è un numero, non c'è niente che possa essere chiamato scienza. E da sempre in Giappone sfruttano il principio dello yin e dello yang anche per gli alimenti. In Giappone è tutto yin e yang. E quindi tutto quanto ha una filosofia, tutto quanto è equilibrato. Prendere soltanto una di questa teoria, portarla qua in Italia e applicarla soltanto al regime alimentare, introducendo alimenti che più delle volte non sono gestibili e non sono compatibili con uno stile di vita equilibrato, ecco quello che succede. Si è creata una setta, si è creata un secondo caso Vanoni, se vogliamo. Ok, perché vi ho voluto dire questo? Qual è il messaggio che dovremmo portare a casa? Il messaggio che dovremmo portare a casa è quello di ricordarci di affidarci ai professionisti della salute quando si tratta della nostra salute. Sembra un concetto banale, ma in realtà sembra che ultimamente, in questi ultimi anni, si stia un po' dimenticando. Dovreste conoscere il professionista, dovreste affidarvi a lui, non perché vi promette i miracoli, non perché vi promette le guarigioni, ma perché vi promette la sua professionalità, vi mette a disposizione la sua professionalità, e si deve creare la collaborazione, si deve creare la fiducia tra il professionista della salute e il paziente. E in questo piccolo contesto il professionista della salute è il medico, ma in certe situazioni è anche il biologo nutrizionista, o nel caso dello specifico magari dell'allenamento è il personal trainer, e quindi potete essere pazienti oppure clienti oppure atleti, ditela come la volete, però quello che vi deve passare in testa è che vi dovreste affidare ad un professionista e non a un filosofo.